L'estate si avvicina e molti vorrebbero vivere in maniera più intensa le strade del centro cittadino, magari nelle ore serali quando l'aria è più fresca. Ma Giugliano è una città sicura? L'abbiamo chiesto alla gente. Ma non parliamo che Giugliano è una città insicura, parliamo che tutto l'Interland è insicuro, ovunque si va. Però che facciamo? Ci arrendiamo? Usciamo ugualmente? Prima uscivo di mattina, andavo in chiesa, invece adesso ho paura. La sicurezza ci sto, in coppa a chiesa è quella che è. Giugliano è una delle città, veramente una città. In coppa a chiesa ci sto, ordine pubblico, cose, tutte cose stanno a po'. Però solo lavoro, niente lavoro. Anche l'amministrazione dovrebbe migliorare un poco, ci dovrebbe essere più vigilanza, maggiore controllo, che attualmente non c'è. La sera verso le 8:30, le 9 di qualsiasi giorno mi sembra la terra di nessuno. Non c'è vigilanza, c'è tanto da fare a Giugliano, solo che non si vuol fare. Si pensa solo ai propri interessi e la città rimane così, per com'è, per come la vedi. Secondo lei Giugliano è una città sicura? Penso di sì, tra le brave persone penso di sì. Va un po' meglio, però occorre che anche altre forze dell'ordine circolino un po' di più per la città, insomma. Ma io non vedo posti di blocco, non vedo, no, ma lei sente quante rapine si fanno, insomma, non glielo devo dire che non è sicura. Sembra di essere una città tranquilla, ma alla fine non è così. Il problema è che si è ingrandito un pochettino Giugliano, si è un po', diciamo, fatto più, diciamo, più bella, quindi non è più un paese ma è una città, sono 100.000 abitanti, anche di più. E per quello che sto vedendo fino adesso, diciamo cose buone e cose male, più buone che male però. C'è troppa delinquenza, non c'è delinquenza, scusa. Cioè, i comuni, gli amministratori stanno per fatti loro a fare il loro lavoro, pigliano i loro stipendi e la gente sta così, in mezzo alla strada, così, guarda, guarda che apatia, guarda. Quando sto a dormire, perché mi può buttare sempre qualcuno sotto una macchina, quindi è inutile prolungarci. Prima ci stanno i vicini per mezza vista, stanno tutti per fare il muro, non stanno nessuna cosa, non si cammina, non si fa niente, non c'è capito, siete sicuri che?